Una giornata lontani da internet e dai videogiochi. Una giornata da trascorrere all'aperto, condividendo esperienze che porteranno i loro occhi ad incrociarsi con altri, socializzando sul serio. Sarà una giornata dedicata in particolare ai bambini, quella della terza edizione della Fattoria Didattica, organizzata dall'Associazione Amici di Cicalesi, in collaborazione con la Fattoria Alpega e col patrocinio del Comune di Nocera Inferiore e la fattiva collaborazione della Multiservizi. Animali protagonisti insieme a ragazzi che potranno conoscerli meglio, capire da vicino qual è la vita della fattoria, quella che era normale vivere qualche decennio fa e che invece ora, in nome della cementificazione, è rimasta solo per pochi intimi, solo nelle zone rurali delle città. La conoscenza degli animali, ma domenica anche laboratori didattici e animazione dalle 9 di mattina alle 9 di sera e poi la raccolta dell'olio esausto, perché l'associazione del popoloso quartiere di Cicalesi da sempre lavora nell'ambito della corretta raccolta differenziata da attuare, cercando di far passare messaggi del buon riciclo, specie verso i più giovani. Dobbiamo dare l'opportunità a tutti i bambini, anche quelli là più bisognosi che non possono permettersi una cosa privata. E dalle associazioni giustamente il ruolo da svolgere è proprio di dare priorità a queste persone che si trovano in un momento meno fortunato rispetto agli altri. E quindi vivere una giornata particolare gratuitamente? La cosa importante è che è tutto gratis, è tutto organizzato dalle associazioni con vari sponsor di persone sensibili e di dare l'opportunità veramente a tutti e di fare un appello a tutte le scuole elementari e gli organi competenti verso questa fattoria che ci porterà solo bene. La giornata inizia dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera. I bambini saranno a contatto con gli animali, saranno esposti in piazzetta e loro potranno fare la foto con loro, accarezzarli, in più potranno imparare tante cose perché vicino a ogni animale c'è la didattica, gli insegneremo il valore che ha magari una mucca nella fattoria, l'asinello e varie cose. In più si sporcheranno un po' con le manine questi bambini perché questo è il senso, abbandonare le tecnologie, potranno imparare la semina, quindi prenderanno la terra, lo metteranno nei vasetti di un ortaggio perché dovranno portarlo a casa e coltivarlo e mangiarlo insieme ai genitori. Dei laboratori veri e propri? Sì, dei laboratori didattici davvero stupendi, insegneremo le buone pratiche di riciclo perché noi dobbiamo puntare sui bambini perché sono loro che poi insegneranno ai genitori che l'inquinamento è una cosa proprio orribile per il nostro pianeta, quindi bisogna riciclare, quindi faremo la raccolta dell'olio esausto che è un progetto che portiamo avanti da tre anni. In più avranno la possibilità di fare il giro sul trattorino, un giro a cavallo, è una cosa stupenda per i bambini. In più ci saranno anche i ragazzi del centro di quartiere di Via Loria che anche loro saranno impegnati nei laboratori, anche loro insegneranno ai bambini a disegnare e a dipingere. Questo è un bellissimo progetto sociale. Associazione Amici di Cicalesi, in particolare l'amico Gennaro Della Mura, il Maggior Dano e tanti altri che fanno parte dell'associazione, non fa solo questo, fa tante altre iniziative per Cicalesi, le fa durante il periodo natalizio, hanno fatto l'attività dei mercatini, lo dicevo in uno spazio intervista, quello completo che andrà poi in onda in queste ore prossime, che li vedevo pulire questa notte la vasca dei Cicalesi, insomma sono dei cittadini attivi, hanno creato una denominazione che è quella di cittadinanza attiva, loro ne sono la prova migliore e io credo che sia anche il segno della collaborazione che questa amministrazione richiede e tante volte riceve da parte di associazioni e di persone della nostra città che vogliono bene alla propria città, ai propri luoghi, ai propri quartieri e si impegnano gratis et amore dei senza chiedere niente in cambio e questo vale il doppio insomma dal punto di vista morale e dal punto di vista proprio del servizio perché noi riusciamo in questo modo a coprire alcune zone, alcune attività con la loro collaborazione patrocinando ovviamente noi come amministrazione comunale le loro iniziative ma riuscendo così a coprire in modo qualificato e positivo intere porzioni del territorio. Poi ci sono quelli che si lamentano o quelli che dicono fesserie, una parte di questi fortunatamente non tutti siede anche in consiglio comunale.